Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come aggiungere dei filtri così con Nvidia App. In alto a destra ci sono anche varie guide su come usare al meglio Nvidia App, su come scaricarlo e installarlo. Ovviamente per scaricarlo vi ho lasciato il link in descrizione che ti porterà sulla pagina di Nvidia. Scarichi così la versione beta, la installi, fai anche l'accesso con il tuo account e ovviamente questo è il nostro pannello di Nvidia. Basta che scrivi poi Nvidia sul tuo sistema, troverai così il tuo pannello. Questa è la home, driver, grafica per ottimizzare così i giochi e le applicazioni, riscatta così i tuoi premi e le impostazioni. Funzioni, sovrapposizioni, Nvidia lo devi attivare. Filtri di gioco in modalità foto lo devi attivare. Una volta fatto, premi Alt più Z ed eccolo qua, filtro di gioco, e qui puoi personalizzare i filtri. Quindi ovviamente, come puoi vedere, ho impostato così quest'altro profilo. Non capisco perché adesso si toglie quando provo, ok, questo. Ho messo così il filtro vecchio film fotografico su Elden Ring, che è veramente spettacolare come filtro, meraviglioso, stupendo. E se scendi fino a giù ci sono anche la brillantezza dinamica, ray tracing, che non ho capito come funziona. Devi attivarla poi riavviare il gioco. Acquarello, colore, dettagli, letterbox, modalità daltonico, modalità notte. Nitidezza più, se aumenti la nitidezza userai di più la scheda, pittorica, questa è pittorica, profondità di campo automatica, schermo diviso, bello questo, bello, tilt shift e la vignettatura. Ovviamente ho messo tutti i filtri su questo profilo, clicco quest'altro profilo e non c'è nessun filtro. Quindi quello che mi interessa a me è l'esposizione e il contrasto. Clicco qua sopra, personalizzo così il filtro. Scendo fino a trovare la nitidezza. E basta, questo è. Aumento un po' la nitidezza. Ed ecco che ho aggiunto un bel filtro. Ben luminoso, un buon contrasto, più nitido. E ho migliorato così la qualità al gioco. Quindi il metodo era questo, su come aggiungere un filtro su un gioco. Quindi se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti, lascia like. Se hai altri problemi, commenta sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.